Signori, benvenuti, grazie che siete qua con noi. Oggi pomeriggio abbiamo un ospite graditissimo, è Claudio Cernesi, che è appena sceso dalle colline, fra l'altro, di Reggio. E è un piacere perché è già qualche anno che cerchiamo di fare qualcosa insieme e continuiamo per una serie di motivi, di eventi, a rincorrerci, ma non trovavamo mai l'opportunità, la quadra. Ho avuto il piacere di conoscere Claudio qualche anno fa, in occasione, fra l'altro, sempre insomma, di eventi, di attività, fra l'altro sul nostro territorio, perché Claudio si sposta sempre, è un grande animo curioso e anche poi l'animo del viaggiatore. Io potrei anche provare a riassumervi un attimo il curriculum di Claudio, ma l'ultima volta che l'ho visto era di 11 pagine. Mi diventa un po' complesso provare a tracciare un profilo però sicuramente è una persona che si è mossa, si è distinta per anni nel campo della parola. Parola può significare tanto, può essere una parola vuota, facciamo fatica a capire la dimensione, ma sicuramente quella che è la comunicazione, lo scambio, quindi la parola come strumento capace di costruire ponti anche tra culture molto diverse. Sapete che avevamo un bellissimo incontro da fare con Claudio e Samantha un 20 giorni fa nel bosco, sempre a nome di Indaco, poi ahimè le condizioni 20 giorni fa di pioggia, di acqua non ci hanno permesso di, ma comunque insomma anche oggi affronteremo il tema. Poi in realtà la volontà è di ritornare a fare una chiacchierata attorno al fuoco verso fine giugno, come era in progetto all'inizio. Claudio, se vuoi raccontarti tu in due parole, a noi ci farebbe molto piacere. Beh, io ho sperimentato nel corso degli anni che molte delle cose che si dicono nella fase iniziale poi vengono dimenticate, il che è interessantissimo per chi studia e si interessa dei processi di comunicazione, quindi alla fine potremmo anche dirci come mai succede questo, però uno dice che fa il calzolaio, abita a Milano e ha tre figli, e a metà uno dice lei allora viene da Reggio Calabria, poi si occupa di ferramenta e non è sposato, dice no. Allora, questo è un classico, è molto interessante su cosa succede sul piano della memoria quando siamo nelle relazioni. Io sono originario di Sassuolo, quindi sono modenese, abito sulle colline, alte colline di Reggio Emilia dal 2001. Ma io mi sono sempre occupato di differenza. Differenza ce ne sono tante, l'uomo e la donna è la più evidente. La differenza tra l'età adulta e l'età infantile, cosiddetta. Ho lavorato molto con bambini, ragazzi, eccetera. E poi vabbè, la differenza, anche questa cosiddetta culturale, cioè persone che nascono a 2, 3, 4, 5, 6 mila chilometri di distanza. E quindi a un certo punto, quando li si incontra a 20-30 anni, non è detto che ci si riesca a capire. Ecco, cosa succede? Come mai? Cosa fa sì che accada questo? Perché sapete che siamo un'unica razza, no? Cioè non, la parola razza non andrebbe usata al plurale quando si parla di umani, no? Einstein, quando si presentò negli Stati Uniti e compilò il famoso modulo, no? Nome, cognome, nascita, cioè razza, lui scrisse umana, era umano. Però, come sapete, anche senza sentite il sassolese si sente, senza andare tanto nel dettaglio, non è difficile che uno che abbia la pelle scura, gialla o altre cose, in qualche modo lo si percepisca diverso. Non differente, perché l'etimologia di differente e diverso sono due cose diverse, sono due cose appunto diverse. Però e quindi a volte scappa il fatto che quello lì è di un'altra razza, il che la mette giù, pesa, perché il cane e il gatto sono due razze diverse, il cane e il cavallo sono due razze diverse, ma un africano, un giapponese, un boliviano e un mantovano sono della stessa razza, anche se hanno un colore della pelle diverso, parlano un'altra lingua, un altro modo di mangiare, mangiano altre cose, uno fa 10 figli, uno ne fa uno, uno non li fa, però siamo della stessa razza. E questo per me è sempre stato affascinante, perché quello che ho sperimentato io quando incominciai a frequentare un altro continente fu il grande fascino per queste persone che vivevano indubbiamente in un modo totalmente lontano come vivevo io a Sassuolo, ma con una capacità di vivere in quei luoghi che era interessantissima, insomma, era veramente... E con la percezione che mi arrivava di una cultura, cioè una cultura come... pensiero, come modo di fare, come modo di impostare la vita, i valori, che mi incuriosiva tanto, insomma. Tra l'altro mi dicevi che sei stato uno dei
tra i primi uomini bianchi in determinate aree in cui ti sei mosso, comunque insomma tra i primissimi. Sì, beh, questo fu nel 93-94, perché grazie alla grande amicizia con un amico africano che è venuto in Italia, andammo nel suo villaggio natio e quindi a me capitò di essere il primo uomo bianco che andava in questo villaggio. Adesso non parliamo di foreste sconfinate, sperdute, eravamo a 100-120 km da Dakar, che è la capitale del Senegal, quindi insomma tutto sommato lo si raggiungeva non proprio facilmente, però neanche si doveva impazzire ad arrivarci. Ma come sapete le rotte turistiche sono dei binari, cioè chi viene in Italia va a Venezia, Firenze, Roma. Chi è che va nei paesini interni dell'Abruzzo? Chi fa del trekking, adesso ogni mese esce un cammino nuovo, no? Cammino di qui, cammino di là, quindi c'è. Però io ricordo negli anni 85-86 che la mia compagna era di Reggio Emilia, nessuno è perfetto, quindi io ero modenese, mi ero preso una reggiana. E quindi girando, andando su, noi avevamo una casa con la mia famiglia, vado, insomma andando nell'interno dell'Abruzzo e camminando in questo piccolo paesino, vedevamo le finestre socchiuse, restate, no? Però dietro c'erano gli occhi delle persone, sapete come fanno, no? Le vecchie che guardano così, e sentimmo queste due vecchiette che dicevano: ma sono i turisti quelli lì? Eravamo sconosciuti, ci guardavamo intorno, perché il turista è un po' sfaccendato, no? C'è niente da fare, va in giro perché va a vedere, no? Quindi guarda, chiede, mangia, assaggia, tutte quelle cose lì. Quindi noi avevamo questo comportamento, no? Cioè si vedeva che non avevamo una cosa da fare precisa. Allora questi saranno i turisti, no? E quindi ci sono dei pezzi di mondo che quando stanno fuori, allora non so se lo sapete, penso di sì, ma il turismo è la più grande industria mondiale. Il turismo è quello che muove più euro, dollari o che altro, più moneta nel mondo. Quindi se è così possiamo immaginare dietro che razza di organizzazioni, cioè quante agenzie ci sono, quanti gli aerei volano spesso perché portano in giro persone che vanno a fare un viaggio turistico, insomma, quindi c'è una quantità enorme di persone. E però le rotte sono più o meno quelle, poi se ne scopre un'altra, allora dai che facciamo un villaggio turistico anche lì, ma ci sono dei pezzi di mondo non ci è andato nessuno, ecco, nessuno dei turisti. Quindi io andai in questo piccolo villaggio di 300 persone. Che fa un po' specie, perché è il 94, quindi non siamo del 1812. Sì, 94, e quindi fu un'esperienza, quelle esperienze che è difficile anche parlarne, perché bisogna parlarne a lungo, cioè, perché è piena di tanti aspetti. E vi racconto solo il fatto che rimasi la prima volta, io credo 2 settimane, 3, non mi ricordo, in quel villaggio. E quando tornai, dopo un po' di settimane, questo amico mi telefonò dal Senegal dicendomi: quando torni? Dissi: beh, sai, torno, ma ci vorrà un po', perché non è che sia automatico, cioè, tornare. No, ma qua tutto il villaggio chiede quando torni, digli che torno, non so, no, ma perché è stata un'esperienza molto bella anche per me e quindi spero di tornare. No, ma ti hanno fatto la casa. Ecco, questa fu l'informazione. È una cosa che mi ha fatto morire quando ha raccontato questa cosa, eravamo qua dietro a parlarne. Fu un'esperienza, come mi hanno fatto la casa? Io in ogni volta che si va in un quartiere, in un gruppo, cioè, ci sono sempre tutti i delinquenti, no? I tuoi ragazzotti, no? Più. E lì c'erano Mbai e Moussa, non parlavamo. Allora, in questo villaggio, come spesso è, lì la lingua veicolare è il francese, perché i colonizzatori furono i francesi. Però chi parlava francese c'era una persona, gli altri parlavano la loro lingua, che era il Wolof. Quindi io, non conoscendo il Wolof, avevo bisogno del mio amico che mi traduceva. Però con questi due, come sapete, tornando al tema della comunicazione, quella che uso io adesso, che è la parola, di quello che dico a voi rimane forse poco, cioè vi rimane molto di come lo dico, di come sono fatto, da dove vengo, eccetera. Cioè ormai è conclamato, cioè l'80% della memoria che ci portiamo via tra me e voi è legata alla comunicazione cosiddetta non verbale. Il verbale, allora, affannarsi a dire tante cose a volte può fare bene, se uno le dice, gli piace, però non aspettarsi che l'altro si ricordi tutto quello che ha detto, ecco, molto è questo. Quindi io con Bai e Moussa parlavamo due lingue, io parlavo italiano o francese, parlavo Wolof,
non ci eravamo certo scambiati molto in chiave di significato di quello che dicevamo, ma ci eravamo scambiati molto come atteggiamento del corpo, sorrisi, vicinanza, pazienza, sguardo. E quindi questi due si erano messi di buzzo buono, abbiamo costruito una capanna. Ma quella cosa interessante qual è? È che quando andai, poi perché dopo pochi mesi andai, e andai nella mia capanna, era la mia capanna. Adesso poi dovremmo entrare in merito, però lasciamo stare. E loro cosa avevano fatto? Ma non erano mai stati in Europa, in Italia, quindi chiedevano al mio amico, che lui viveva a Ravenna quando era in Italia, come sono le case dei bianchi, perché non ne abbiamo mai conosciuto uno. Allora lui disse, ma sai, i bianchi non vogliono vedere il soffitto, quindi controsoffittano, no? Cioè, mettono delle cose che impediscono di vedere su. E allora, i bianchi sono strani comunque, no? L'importante è che lui si trovi bene. Quindi andarono a prendere non so dove dei sacchi di juta, li cucirono insieme e fecero il soffitto. L'altra cosa è che i bianchi non vogliono mai stare tranquilli, hanno sempre bisogno di sentire del rumore. Quindi anche quando sono a letto, loro nelle loro camere hanno delle cose che gli parlano, le fotografie, i quadri, no? Che è un messaggio, no? Dicono, parlano, eh? Cioè, un quadro, il famoso urlo di Munch, no? E beh, se io me lo metto davanti mica dormo, insomma, metto un paesaggio tipo il Po che passa lento e limaccioso, ok. E quindi loro dissero, vabbè, i banchi sono più strani, comunque. Tenete presente che quello che stavano facendo era non capire nulla del perché io, noi facciamo così, ma di rispettarlo. Quindi andarono a trovare, anche qui, non so dove, dei giornali, nei giornali ci sono le fotografie, le ritagliarono e poi attaccarono sul bambù, sulla graticciato che compone la capanna, queste fotografie. E poi, cioè, poi loro, quando vanno a dormire, c'hanno sempre una cosa dietro, l'altana, no? Noi abbiamo di solito, adesso meno, no? Uno sa, magari il coso giapponese. E loro andarono in qualche mercato sperduto e trovarono un'altana arrugginita di ferro che appoggiarono dietro al materasso, lì è paglia, no? Si dorme su dei materassi di paglia, in modo che io comunque mi trovassi un po' di più a mio agio. Oh, questo è molto interessante, perché parliamo di persone che non erano mai uscite da questo villaggio, non avevano la scrittura e la lettura, quindi tutto a memoria orale, e però sentivano parlare di un mondo sconosciuto e bizzarro che è il nostro, e hanno provato un pochino a mettere. Quindi da un punto di vista dell'accoglienza, dell'ospitalità, una capacità altissima, no? Cioè, su questo potremmo parlare ancora a lungo, perché poi se parlo di Diol beh, però mi ricordo che quando ci siamo trovati a Gonzaga un paio d'anni fa, noi d'estate ogni tanto celebriamo, tipo al Teatro di Gonzaga, anche i ragazzi lo sanno, so, il San Giovanni, la tortellata, feste che per noi sono un momento goliardico, lo stare insieme e il mangiare, ma non possiamo dire che siano feste collettive, condivise, no? Quando Claudio andò in Africa e raccontò un po', mi ricordo, no, il nostro Natale, la nostra Pasqua, mi dicevi, se ricordo bene, che quando tu gli raccontavi questa cosa, loro dicevano, beh, ma come, cosa vuol dire Natale, poche persone in famiglia, Pasqua con chi vuoi, cioè, se è un rito collettivo, la comunità deve partecipare, no? E pensavano che tu li stessi prendendo in giro, no? L'uomo bianco che racconta, no, le bugie a noi poveri africani. Invece, come intendono loro questi momenti di collettività, lo stare insieme, l'unione? Beh, qua è una domandona, perché sarebbe come se uno dicesse, perché gli europei che non sono troppo spostati a est sono così, allora noi andiamo sulla filosofia greca, no? Andiamo di lungo, dopo che uno dice, vabbè, però insomma, no? E qua siamo sulla filosofia africana. Allora, c'è un libro molto interessante di filosofo, madonna che amnesia, vabbè, poi mi viene, comunque, che scrisse questo libro, Storia della filosofia occidentale, Russell. Allora, questo libro è stato celebrato perché? Perché è stato il primo, ancora oggi forse l'unico, in cui non dice storia della filosofia, di questi ne troviamo quanti ne vogliamo, ma storia della filosofia occidentale, quindi riconosce che c'è una filosofia orientale, una filosofia mesoamericana, cioè ognuno ha la sua filosofia come concezione della vita, no? E quindi come modo che io concepisco e ho i concetti della vita di un certo tipo, in base a questi mi rapporto alle cose e alle persone.
cos'è un albero, oggi era uno dei temi, no? E quindi fece questo libro. Oggi, 30 anni fa, era difficile, 40 anni fa era difficile, ma oggi si possono trovare alcuni testi di filosofia africana scritti in italiano, tradotti e scritti, addirittura con una persona che io ho avuto il piacere di lavorare con lui, di conoscere, che è un filosofo angolano che insegna all'Università di Bari, Pedro Miguel. Lui ha scritto una serie di libri sulla sua cultura, sulla sua filosofia, lui insegna filosofia. Ecco, allora, leggendo quelli uno entra un po' in questo mondo. Per rispondere alla domanda di Fabio, allora, ci sono parti del mondo, no, mondi lontani, che non, ovviamente non ragionano come noi, cioè le nostre mappe, sapete cosa sono le mappe mentali? Le mappe geografiche lo sappiamo, no? Allora, noi sappiamo che una mappa non è il territorio, è una rappresentazione del territorio, cioè quella famosa novella di quel sultano che dice ai suoi geografi: ho un territorio sterminato, fatemi una mappa. E questi gli fanno una mappa e dice: vabbè, ma ci manca un sacco di roba. Beh, certo, non possiamo mettere tutte, fatela più grande. Fanno più grande e ci mettono le cose, vabbè, però mancano dei pezzi ancora, ma se io voglio andare a girare, vabbè, arrivano a un punto che è grande una stanza, dicono: maestà, cioè, noi non possiamo farla grande come il territorio, per forza di cose dobbiamo stetizzare, quindi dobbiamo anche mediare, cioè ci sono cose, e quali cose mettiamo e quali no? Dipende da come concepiamo il territorio, no? Io ho lavorato molto facendo formazioni, mediatori culturali, eccetera. Una volta c'era una signora di Bogotà, viene, ero molto arrabbiata, quello dice: ma guarda, voi italiani non sapete dare le indicazioni per trovare i posti, perché, ma niente, sono andata, dovevo andare, non so dove, mi hanno detto: vai per via Garibaldi, prendi via Mazzini, poi in fondo a via Vittorio Emanuele, trovi. Dico: da noi si fa così. E da te? Ah, no, da me si dice: vai dal fruttivendolo, fai due chiacchiere con lui, poi lui ti dice dove devi andare e magari ti manda al fornaio. Il fornaio ci compra un pezzettino di pane o te lo regala e poi dopo lui ti manda dal ferramenta. Allora, di fianco al ferramenta c'è il posto che c'è. Cioè, può sembrare banale, ma in realtà noi abbiamo una forma di orientamento spaziale basata appunto sulla scrittura. E loro ce l'hanno basata sulla relazione, cioè se io non parlo con qualcuno e non costruisco, no, un minimo di relazione, non funziona. Cioè io anche allora, se io vado a Dakar, io tra una settimana devo essere a Dakar, certo, se io prendo una guida stampata in Italia, in Francia, vedo tutti i nomi delle vie, guai a aspettarsi che ci siano davvero, però, e guai a aspettarsi che se io prendo un taxi dico: sai dov'è via Chopin? Ma in che quartiere è? Ok, monta su, fai 10 minuti, poi dici: ecco, adesso dimmi dove devo andare. Comunque il taxista sei tu, sì, ma sei te che devi andare là. Cioè loro si orientano a livello visivo, spaziale, con delle cose. Se io non sono mai stato in un posto e sono il taxista, non ci so andare. Allora dopo mappa. È un'altra mappa, un altro modo di comunicare. È un altro modo di comunicare. Quindi, in sintesi, questo. Se parliamo dell'Africa, che è la terra di cui ho un po' esperienza, il fare comunità, la collettività, quindi è proprio diverso da noi. Sì, tenete presente che anche nel nostro mondo noi da adesso usiamo molto il pronome io, no? Io. Allora, ha preso così rilevanza alla fine del Medioevo, ma prima il primo pronome personale io non era così marcato. Noi oggi siamo io, faccio, io ho, io vado, io penso, no? E c'è questa quindi soggettivizzazione, cioè io. Una delle prime ricerche antropologiche che fecero in Mongolia inferiore, superiore, non mi ricordo, fu anche con una persona a cui chiesero: ma tu cosa pensi di te, no? Chi sei? Se tu dovessi dire: io sono questo che sa fare. Che... E lui disse: ma cosa mi stai chiedendo? Ti sto chiedendo. Ma io non so cosa dire, devi chiederlo agli altri chi sono io. Noi abbiamo la proprietà privata, ma la proprietà privata è figlia di una storia economica, sociale e culturale dell'Europa e dell'Occidente, no? Da noi è sacra, la proprietà privata è sacra. Oggi sappiamo che c'è chi dice: se uno viene dentro il mio cortile gli sparo, e perché non deve entrare, punto. Siamo figli di questa cosa. Non è così in altre parti del mondo, la proprietà privata non esiste. Come non esiste? Non esiste, hanno un'altra storia, hanno un'altra cultura, ma allora come fanno? Condividono. Non esiste la mia camera, esiste la camera libera dove quando è libera ci vado a dormire. Ma che mondo strani, vale lo stesso anche per loro.
Pensate che un anno era il punto natale e io ho comprato un catoccio d'auto per potermi muovere un po' liberamente. Era un bel mattino di sole, perché là ovviamente dicembre c'è un bel tempo. Stavo leggendo un libro, me lo vado a leggere, ho visto una radura nel bosco là, quindi po vado là, faccio, non so, 500 metri, arrivo in un tronco, mi siedo e metto a leggere. C'è quei bei momenti in cui uno si mette lì, legge così, e vedo dal villaggio là in fondo c'era un sentiero, un bambino che parte, e viene verso di me, beh, non era mica qui che sto leggendo, no? Mi si è seduto qua. Bonjour, bonjour, ça va, oui, je m'appelle, bim bam, bim bum bam. E io dico, andrà via questo qui. E invece lui, era le prime volte che andavo giù, adesso non lo penserei. E allora dopo un po' dico, senti, sai tu, com'è che sei venuto qua, eh? Bel bimbo. E lui dice, ma guarda, ero là, ti ho visto qui che fai questa cosa che fate voi bianchi, di guardare sempre questi cose che avete con voi. Ho detto, guarda quel bianco lì come solo è triste, aspetta che gli vado a fare compagnia. Qui mi aveva fatto una grande gentilezza che avevo preso invece come un po' maleducazione, no? Cioè, se noi siamo del privato, diciamo. Sì, invece, se noi siamo in treno, comunque siamo in sala d'aspetto, no? Stiamo leggendo automaticamente, no? Vuol dire che non voglio. Ma non è così per un altro, non so. Adesso non so se vi capita, però oggi noi abbiamo molti migranti che vengono anche dall'Africa, così. Può essere che io sono, non so, ad aspetto delle poste, del medico, così, sento un italiano. E c'è posto, si siede, lascia libero qui, no? Sapete come facciamo? Sui treni mettiamo lo zainetto così non si siede nessuno, si è libero, che boia, cioè, no? Mi tocca anche farlo sedere così. Ecco, invece questo loro, che non vuol dire niente, perché poi dipende, comunque in generale, ma se sono tutti liberi i sedili, ti siedi di fianco. Questo è gentilezza, questo è modo di concepire una relazione con l'altra persona, cioè si sta vicini, ecco. E quindi diventa molto differente il modo di vivere la giornata, no? Perché se io dico, ti vengo a trovare, no, oggi no, come non hai tempo? Cioè, una cosa molto bella che mi successe anni fa a Nonantola, io l'ho lavorato molto nelle scuole e c'era questa classe dove c'era John, un bambino in Adalgana, quindi al Golfo di Guinea, Africa, no? Nero, e allora parlando, lui era già lì da un po', parlava molto bene italiano, così. E allora disse, ma sai, quando io sono arrivato qui perché il papà Ghana, cioè Nonantola, ha avuto una grossa migrazione dal Ghana, c'è una comunità ghanese molto forte, quindi pian piano le persone che erano migrate lì hanno fatto arrivare la moglie, il figlio, così, insomma. E però per un po' suo papà lavorava a Modena per conto suo, insomma. Ma quando il papà ci scriveva, noi leggevamo quello che scriveva il papà e dicevamo, beh, papà, cioè, deve essere fumato il cervello, perché ci scriveva che da voi, non so, avete nella mano di solito sinistra una cosa che guardate spesso e dice, loro la guardano delle volte, è tardi, oppure dicono, devo andare, oppure dicono, non ho tempo, e noi diciamo, ma dove è finito il papà? Cioè, addirittura diceva che soprattutto la domenica c'è una casa molto alta, che c'è una cosa che sbatte, fa un gran rumore, e quando c'è quella cosa lì tutti corrono verso, non so, la chiesa ad esempio, no? Il campanile. Poi sono venuto qua e mi sono reso conto che il papà invece aveva ragione, cioè voi siete comandati dall'orologio e siete quindi padroni del tempo. Perché voi sapete che cosa farete la prossima settimana, perché avete anche un quaderno, e poi l'agenda, dove c'è scritto addirittura dove sarete tra un mese. E voi quindi comandate il tempo perché avete tutti i vostri puntini, no? Segnati. Allora, John, e da te come si fa? Che, beh, sapevo già, ma insomma, vabbè, ma tu ascolti il tempo. E quindi se c'è un tuo amico che ha bisogno di te, vuoi rivederti, tu vai da lui, lo fai venire. Se c'è la nonna che non sta bene, vai dalla nonna. Quindi è tutto un modo di concepire la giornata, la settimana, il tempo in funzione di quello che mi succede. Quindi questo è un classico, uno stereotipo così. Mai dare un appuntamento a una persona, un orario preciso, che non sai a che ora arriverà.
Dice allora ci troviamo domattina alle 11, la persona arriva a mezzogiorno, dice alle 11, ma non era stamattina, ma era alle 11, vabbè, ma è stamattina, dice, ma perché sei arrivato? Ma ho incontrato il papà che aveva bisogno di parlarmi, cosa faccio? Devo dire che devo venire da te, dov'è? Cioè, per noi è difficile questo meccanismo, perché noi siamo veramente regolati da orologio, da agenda, adesso elettroniche, no? Ti arriva il messaggino, din don, ricordo, suonerie di tutti i tipi. E lui diceva, però la cosa che mi colpisce è che voi non siete mai in pace, quando è che siete tranquilli? Questa è una bella domanda. Perché avete tantissime cose che vi comandano, insomma. Dopodiché poi invece un altro bambino sempre in Africa mi chiese come funziona la radio. Mi disse, giri qui che si accende, trovi la stazione. Questo lo so anch'io. Cioè, io volevo che tu mi spiegassi se puoi come mai una persona che parla o canta da così lontano che non sa neanche dove, arriva qui la voce. Sai, questo è un po' complicato perché non te lo so spiegare bene, ecco. Allora disse, ma ecco, questa è una cosa che colpisce molto di voi a noi, perché tutto quello che io ho, o l'ho fatto io, o l'ho visto fare e lo so aggiustare. Tu mi stai dicendo che non sai nulla di quel coso lì che è meraviglioso, perché avete delle cose meravigliose, però non siete comandati da loro, cioè nel momento che si rompe tu cosa fai? Devi andare, e se questo qualcuno non c'è, non parla più quella cosa lì, perché tu non lo sai. Allora ieri ero da una signora sull'Appennino Reggiano che ha un mulino, lo ha un po' rimesso a posto, facendo cose molto belle con questo mulino, e ci faceva vedere, ha fatto un piccolo museo con le cose tipiche di 50-60 anni fa, città contadina, insomma. Lei appunto diceva questo, diceva, ecco, queste cose, ad esempio c'aveva sto macinino con cui si macinava, non mi ricordo più cosa, insomma. Allora se dice, questo funziona ancora, io lo uso, ci vuole del tempo, non è il macinino elettrico, però questo macinino qua, di là che mi piace di più quello che esce da questo, se si rompe, io questo lo aggiusto su. Noi sapete che oggi noi abbiamo, si rompe la stampante del computer, dici me la aggiusti, fa ma giusto, io ti prendo 60 euro a aggiustare, con 60 euro ne prendi una nuova, esatto. E quindi si butta via tutto, no? Cioè, insomma, noi siamo proprio nel top del consumo, no? Cioè, noi siamo, invece la signora del mulino di Caldiano diceva, bellissimo, perché io sono abitata da questi oggetti che erano della nonna, erano della mamma, bla bla bla, li ho visti usare, ma li so usare, li so anche aggiustare. Ora, se proviamo a pensare alla differenza, non so, adesso a me piace molto, io abito in campagna, in collina, io quando riesco a aggiustare qualcosa, io sono Sassuolo, cittadino, le mani le sapevo usare molto poco, ma i primi giochi di legno che ho fatto a mio figlio e funzionavano, è stata una soddisfazione incredibile, anche perché quando li rompevo, i bambini puntualmente li rompono, li sapevo aggiustare, l'ho fatto io. Pensiamo alla differenza di rapporto con le cose che c'è, perché tu fai una cosa che ne senti la consistenza, l'odore, la vedi, l'hai fatta te e la dai a qualcuno che la usa, no? È molto diverso andare a prendere una cosa che poi è impersonale in un negozio e gliela dai e sì, va bene. Noi siamo più utilizzatori, diciamo, siamo di tecnologia. Esatto, di tecnologia. Allora, vivere in un contesto dove, allora, una cosa che è diventata famosa soprattutto con Nelson Mandela, il famoso presidente del Sudafrica, così, è il principio dell'Ubuntu, che adesso ci sono anche i gruppi musicali, cioè un po' diventato come sempre una cosa, tac, no? Un software anche Ubuntu. C'è un software, giusto, che ho usato anch'io, insomma. Però ecco, anche il nome dato al software interessante, perché Ubuntu non è a pagamento, no? È gratuito, è free, e io l'ho usato per qualche anno, in effetti se succedeva qualcosa che io non capivo come fare a sistemare, però c'è una community, esatto, sì, che è mondiale, dove io digitavo, come sono gli italiani, immagini gli spaghetti, e ti fanno un piatto di spaghetti e dici no, io la pasta non la mangio, allora non sei italiano, no, sono un italiano che non mangia gli spaghetti, mangio la pasta. Però questa preziosità del cercare di costruire la relazione con la persona che abbiamo lì,
no? Con l'immagine che abbiamo della persona, insomma. Quindi la gentilezza ci aiuta molto a fare questo, essere una persona gentile. Fa specie che oggi quando riceviamo un gesto di gentilezza ci stupiamo, che dovrebbe essere una cosa normale, mentre invece quando accade dici: Madonna, ma com'è gentile, ma grazie, cioè ti senti quasi in imbarazzo, sì. Eppure dovrebbe essere la base del rapporto, no? C'è un bel film di De Sica, Miracolo Milano, in bianco e nero, non so se l'avete visto, io l'ho usato molto a volte nei corsi. Questo bambino rimane orfano, lo metto in orfanatrofio, quindi lui quando è arrivato, non mi ricordo più a che età, 15-16 anni, esce perché è grande, ma lui è cresciuto in orfanatrofio. Quando è entrato era la Milano pre-industriale, quando è uscita era già la Milano che si era un po' velocizzata, quindi lui fa come si faceva quando era piccolino fuori dall'orfanatrofio, quindi tutte le persone che incontrava in corso Monte Napoleone, nella piazza del Duomo, così dice buongiorno, e questi buongiorno, e dava buongiorno a tutti, perché anche a me è stato insegnato dai miei genitori e dai miei nonni che si dà sempre il buongiorno, soprattutto se una persona ha più anni di te, sempre si dava il buongiorno, se non lo davo i bimbi, no? Finché incontra uno dei tanti impiegati, tutto un po' di fretta che va, e lui dice buongiorno, questo si ferma e dice cosa ha detto? E ho detto buongiorno, ma a chi lo dà questo buongiorno? A lei. Beh, perché mi dà buongiorno? Ma perché le auguravo una buona giornata. Ma va là, questo va via. Mi fai perdere tempo, no? Questa è una delle cose, io credo, terribili, che vivendoci dentro, come sapete, ormai siamo rane bollite, no? La rana che la mette nell'acqua fredda accende il fuoco, non si accorge che è già bollita, perché che pian piano. Facendo, sì. Io credo che noi siamo rane bollite oggi, volendo andare tagliando grosso, insomma, perché quando ti tolgono il tempo, quando tu non hai più tempo, no? C'è una novella bellissima di questi portatori in Africa che vengono soldati da, non so, una spedizione geografica, così, e quindi portano tutto il peso, no? E vanno di gran carriera, perché questi geografi vanno attraverso un fiume, foresta, colline, vanno, ma veloci, perché vogliono arrivare, vedere tante cose così. Poi uno si gira, non c'è più i portatori, sono scappati con la nostra roba. Torna indietro, invece loro sono un po' indietro, in una radura, seduti sui bagagli. Diciamo, cosa fate qua? siamo seduti. Ma come mai? Andavate così forte che la nostra anima è rimasta indietro, ci siamo fermati ad aspettarla. Allora, su questo potremmo stare qui due giorni, ovviamente, però al di là di anima, non ha il significato di anima, no? Cioè, uno ci perde. Però è molto bello, è molto interessante, cioè quei momenti di quiete in cui noi possiamo, sapete che i romani avevano l'hortus concluso. Esattamente, sì. Cose meravigliose, io ho provato a fare a casa mia, poi ci ho dato su a un certo punto, però insomma l'orto, nel senso che lì con l'argilla è un disastro. E c'era questo pezzettino di terra che ci potevi entrare solo tu, l'orto chiuso, cioè un pezzettino chiuso, e te lo facevi come ti pareva a te. E allora quando tu eri preso dalla frenesia della vita moderna, andavi in questo pezzo d'orto e lì ti trovavi te stesso, perché c'erano le cose che avevi messo tu, i profumi delle erbe che avevi messo tu, eccetera, 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 e lì ti ritrovavi. Allora una cosa bellissima anche al villaggio di cui parlavamo prima, è che ogni persona ha un pezzettino di bosco per sé. E cosa ci fa? E alla sera va lì. A fare cose, a incontrare se stesso, a prendersi un po' di tempo con sé in questo luogo che diventa sacro, perché ma tutto quello che siamo noi in rapporto al mondo che ci circonda, col nostro modo originale di sentirlo, di viverlo, è sacro, è indicibile, è nostro, non lo possiamo trasferire. Come facciamo? Sapete che il dramma nostro di esseri umani è proprio questo, che noi cerchiamo di collegarci alle altre persone, ma siamo un po' delle isole, no? Che cercano di buttare dei ponti, spesso usiamo le parole, a volte usiamo, l'uomo ha inventato la poesia, la pittura, fa il possibile, l'arte, eccetera, eccetera, ma la nostra vita la passiamo nel disperato tentativo di non essere da soli, eh? Il dramma dell'uomo. La solitudine, sì. Cioè, poi tipico anche della società contemporanea, noi tendiamo a isolarci sempre di più rispetto, no? C'è questa idea che attraverso determinati strumenti possiamo comunicare col mondo, ma poi alla fine sei drammaticamente da solo, quando alla fine spegnono questi strumenti sei con te stesso, fra l'altro senti una voce che non riconosci nemmeno più, perché il tempo con lo stesso non c'è nemmeno più.
Sì, infatti ed è una dimensione che io parlavo ieri con due persone che sono state ospiti da me, vengono da una regione lontana e sono state ospiti da me e no, dicevo come è quasi impossibile per noi che abbiamo 50, 60, 70, 40 anni fare corrispondere alla parola comunità una sensazione fisica, cioè un moto dell'animo, un'emozione, perché non l'abbiamo vissuta e quindi oggi disperatamente, anche io col mio lavoro a volte mi chiamano per fare un progetto di sviluppo della comunità, insomma, vabbè, ci proviamo eccetera, ma è un po' come dire adesso fammi una zuppa inglese, ma se io non l'ho mai mangiata io posso vedere la ricetta e certamente farò una cosa che, però sapete che se l'ho assaggiata, allora quando assaggio la mia faccio gli aggiustamenti e alla fine sono soddisfatto. Però tutte le ricette che anch'io a volte le prendo giù dal zafferano, cucchiaio giallo, cucchiaio blu, no? Perché voglio provare a fare una ricetta nuova, viene fuori una cosa che può anche essere dignitosa. Ma so mai se quella cosa lì poi realmente assomiglia all'originale. All'originale, cioè questo non lo posso sapere. Allora, a me, in questo reputo bellissima l'esperienza, 2, 3, 4, 5 volte, c'è voluto del tempo, è capitato di sentire la comunità in cui vivevo nel villaggio, in due villaggi africani. E lì è, anche qua è abbastanza indicibile, è difficile, non è spiegabile, non è portabile, si può sperimentare. Sicuramente quando l'ho sentito è un'emozione che ti arriva ed è soprattutto una grande pace che provi. Cioè un gruppo umano di 100, 200, 300 persone che vive in una relazione costante con l'altro. Cioè tu ti alzi alla mattina e ognuno sa che cosa farà. La ragazza si alza, va a prendere l'acqua al pozzo, la mamma si alza e prepara i bimbi piccolini, e poi prepara la colazione, poi si alza gli altri, tutte queste cose, poi si va in campagna a lavorare, ma tutto quello che stai facendo serve, utile al gruppo umano in cui abiti. E la sera c'era quella cosa bellissima che si faceva anche da noi, no? Che ci si metteva a sedere insieme e a volte non c'era niente da raccontare. Nella piccola borgata dove abito io c'è ancora una famiglia che lo fa. Quando passo, a volte vado lì, niente, hanno finito di mangiare, si mettono nel cortile, puoi andare lì e loro sono in silenzio. Beh, interessante che il vento ci abbia trovato. Esatto, si sta muovendo un po', ahimè. Dei rumori, vedi che si è alzato il vento, sta per scaricare l'acqua. E quindi ti attrezzi, no, per fare i conti con questo evento. E giù è così, cioè giù ogni, tenendo conto che ci sono dei fenomeni meteorologici impegnativi, sì, variano tanto. Molto potenti. Ricordo un po' l'atteggiamento che ha il Nord Europa, no, rispetto alla pioggia, sì, all'inverno, che loro comunque, visto che le variazioni, sì, sono sempre tante, loro quello che c'è prendono, non si lamentano. Qua mi ricordo che giuro mia nonna, se pioveva, faceva fatica a mandarmi a scuola perché aveva paura che magari. Sì, 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 così come col caldo, ci sono dei momenti che c'è un caldo per noi difficile, anche per loro. Però dici, vabbè, non so, noi. Quando c'è caldo, sentivo che caldo, non si resiste, Dio buon che caldo, sentivo che freddo, Dio buon che freddo. E lui si dice, c'è caldo. noi usiamo il tempo per attaccare bottone, no? Per quando non sai cosa dire, commenti il tempo, piove, ma che freddo, ma che brutto. Sì, sì, è tutto un'altra cosa. Una cosa rispetto al tema di oggi, non so se avete visto il titolo, l'albero e l'uomo non sono indifferenti alla parola, ecco, c'è proprio il nominare le cose, il dar nome alle cose, quindi anche rispetto al tempo, è molto diverso rispetto a noi, cioè noi abbiamo un altro concetto, no? Un altro modo di accettare le cose, quindi le nominiamo in un altro modo, no? Abbiamo un altro modo di nominarle. Quello che a volte non sempre sia presente è che in base a come nomino le cose mi rapporto alle cose. Quindi se io mi chiedo cos'è per noi un bosco, la parola bosco ad esempio, no? Interessante perché per noi, vabbè, indubbiamente è un sistema architettonico di alberi, è un ecosistema che ha una sua regolamentazione, eccetera, va bene. Però da noi, se siete presente, e noi diciamo, allora, per esempio a casa mia c'è il bosco grande, a un chilometro da me, voi venite da me, io vi posso dire, io o qualcun altro, allora quello è il bosco, ci vivono dei daini,
c'è l'istrice e ci sono determinati processi biologici, cioè sono dei funghi, ci sono delle amebe, c'è un certo tipo di alberi, eccetera, eccetera. Cioè succedono delle cose nel bosco, però anche per quelle che sono le acquisizioni che abbiamo noi oggi, da un punto di vista scientifico, noi sappiamo che non sono separabili queste cose, cioè una cosa, gli animali, i processi biologici sono il bosco non è gli alberi e basta, ma sono il bosco. E l'altra cosa è, nel momento che noi diciamo quello è il bosco e questo no, perché è prato e paese, tendiamo a separare, no? E noi oggi sappiamo che la foresta amazzonica spande l'ossigeno in tutto il pianeta, quindi dove inizia e dove finisce il confini, bosco? Il concetto di confine. Quindi rispetto a quello che chiedevi anche tu, ci sono culture che hanno presente che non c'è separazione tra i mondi umani, animali, ma siamo interdipendenti, mentre noi tendiamo a un atteggiamento di separazione. Adesso sarebbe molto interessante, non lo possiamo fare, ma come categorizziamo noi il mondo, no? Mondo minerale, mondo vegetale, mondo animale, mondo umano, quali sono le categorie ad esempio con cui in Africa categorizzano? Ce n'è ad esempio una che da noi non esiste, che ha un nome che è Kuntu, non ce ne importa molto adesso andare, ma che vuol dire la modalità, cioè il sorriso, l'atteggiamento, eccetera, sono una categoria specifica, sono una categoria specifica, per cui il modo con cui tu fai e dici le cose qualifica la persona, ad esempio. Torniamo al discorso della gentilezza, insomma. Quindi io faccio una cosa in un determinato luogo, la faccio con una determinata entità, persona, animale, ma quello che è fondamentale è come la faccio. Quindi se c'è una cosa importantissima nell'Africa dove vado io è il sorriso, è apprezzatissimo sorridere, cioè è una cosa, non c'è giornata dove tu non hai riso con qualcuno che non sai neanche come si chiama. Questa modalità di partecipare insieme alle cose, che se c'è bisogno ci alleiamo subito, ma non ci siamo mai visti conosciuti. Lo facciamo perché siamo tutti e due esseri umani, no? Quindi se abbiamo freddo e non abbiamo da coprirci, ci abbracciamo. Ma magari io lo faccio con una signora che non so neanche come si chiama. E quando siamo arrivati e stiamo meglio, ci diciamo grazie madame, merci, merci, arrivederci, saluti la famiglia. Allora, provate a pensare, se noi siamo in una corriera, io mi abbraccio la mia vicina perché c'è freddo, cioè macchina denuncia subito. Io sono denunciato, no? Ecco, sono modalità molto... Hai fatto venire in mente una cosa. Guarda, qualche settimana fa noi amiamo fare delle esperienze nel bosco qua di Golena e grazie a un nostro amico noi ci costruiamo un rifugio durante la notte e dormiamo insieme. Una delle prime volte fece 5 gradi di notte, sì. E noi tendenzialmente, a parte un sacco a pelo, non utilizziamo altro per fare esperienze nel bosco, quindi è stato automatico che gente che finché non si conosceva, tutti piano piano ci siamo avvicinati uno all'altro e abbiamo dormito schiena a schiena con persone maschi che non conoscevamo. Però la mattina questo senso di calore, di torpore, eccetera, però insomma tutto sommato, e si è creata una comunanza fra l'altro che poi è stata una cosa forte, sentita, anche sentire il respiro dell'altro, il come si muove, cioè cose che noi ci imbarazzano adesso, sì. Perché quando tocchi uno, oh mamma mia, no? E lì invece in quel momento lì, però solo di fronte alla necessità hai avuto, no, questo atteggiamento di stare vicino. Sì, avevo portato alcune cose vedendo quali poi leggere, questo è molto veloce a proposito di quello che c'era Fabio, c'è un libro di anni fa, si chiama Sciabono, questo era un antropologo giovane che andò in una popolazione dell'Amazzonia per studiarli, no? Così, e fece una cosa che annullò il valore scientifico della ricerca, cioè si amicò, no? Con loro. Allora questo non va bene, perché allora quello che vai a dire è inquinato da tutto il meccanismo affettivo, così anche Jane Goodall con lo scimpanzé fece la stessa cosa. Però questa qui durante il libro dice, beh, io non mi sono poi mai pentita perché l'esperienza che ho vissuto è stata talmente bella che mi ha ripagato. Il libro si conclude con questa piccola e dice, c'erano tante cose, perché lei a un certo punto deve rientrare, quindi c'è questo amico di nome Milagros che l'accompagna sul fiume. Allora dice, c'erano tante cose che avrei voluto chiedergli, tuttavia ora che mi stava accanto non avvertivo più il bisogno di avere spiegazioni di sorta. Anche questo è molto bello, eh? Cioè a volte le spiegazioni la parola non serve,
quando la parola non serve. Indugiammo a contemplare la luce del crepuscolo che si allungava sul fiume e sulla giungla. Ben presto l'oscurità risuonò del canto dei grilli e delle rane. La luna piena si levò nel cielo, poi spostandosi sempre più in alto si fece più piccola e sparse il fiume di increspature argente. È tutto come un sogno, mormorai. Sì, un sogno, ripete Milagros, un sogno che continuerai a sognare, un sogno di gioia e di malinconia. Tacque un lungo momento, poi aggiunse: anche se il tuo corpo ha perso il nostro odore, una parte di te conserverà sempre un ricordo del nostro mondo, non te ne liberai mai più. Concluse con un gesto vago che alludeva a remote distanze. Non li ho nemmeno ringraziati, disse l'antropologa. Dissi: non esiste la parola grazie nella vostra lingua, e nemmeno la parola arrivederci, disse lui. Qualcosa di freddo come una goccia di pioggia o di rugiada mi toccò la fronte. Quando mi volsi per guardarlo, Milagro se n'era andato. Nella sponda opposta del fiume, dall'immensità profonda delle tenebre, mi giunse l'eco delle risa degli iticoteri. Arrivederci, infatti, lo si dice con gli occhi. Se voi avete visto il film La mia Africa o avete letto il libro di Karen Blixen, c'è un momento in cui lei prende la sifilide e va a farsi curare in Europa, perché lì non era possibile, in Kenya. Kenya, a un certo punto, passa molto tempo, guarisce, torna, quindi prende la treno a Mombasa e va a Nairobi. Ovviamente non c'erano i cellulari, quindi nessuno sapeva che lei stava arrivando. Scende alla stazione di Nairobi e c'è Farah, il suo attendente, che l'aspetta. È una scena molto bella anche nel film. E lei rimane stupita e dice: ma cosa fai qui? Sono venuto a prenderti, ti aspettavo. Ma come facevi a saperlo? Lo sentivo. Allora, io ho vissuto questa esperienza nel villaggio di prima con questa nonna meravigliosa di cui mi ero legato tanto, Mamsini, e una volta andai ed ero andato all'improvviso, quindi nessuno sapeva. Arrivai con la macchina sgangherata, cioè, tac, e lei era lì che faceva il suo paniere. Allora rimasi proprio là e la salutai e feci dire al mio amico: dille che sono contentissimo di vederla. Lei disse qualcosa, cosa ha detto? Ha detto anche lei. Dille anche che l'ho pensata tanto in Italia. Cosa ha detto? Ha detto che lo sa. E come faceva a saperlo? Lo sentiva. Ecco, io credo che ci siano delle capacità di noi umani che abbiamo perso nel corso dei secoli. In Africa dicono che noi abbiamo solo una parte del corpo che facciamo funzionare, che è quella dalle spalle in su. Il resto del corpo non lo usiamo. Ovviamente anche quando danziamo, insomma, facciamo quel che possiamo, facciamo la nostra magra figurina. Ma ad esempio la danza è un mezzo di comunicazione. Sì. Non è un divertimento, è divertimento, ma è anche e soprattutto dire come sto, dire cosa sto facendo. E quindi noi credo che apparteniamo a una cultura che ha sviluppato tantissimo una capacità analitica, speculativa, eccetera, però nel fare questo forse ha lasciato indietro altre capacità che avevamo, che se ce le hanno loro, ce le avevamo anche noi. Insomma. Anche il sentire, ad esempio, l'essere connessi. Io ricordo che mi avevi raccontato un episodio molto bello relativo a una tua studentessa, di cui tu non conoscevi in realtà tutta la storia, anche familiare, che chiese a te di organizzare o comunque di guidarla in un viaggio verso l'Africa perché voleva conoscere poi, insomma, un po' il mondo dei guaritori tradizionali che hanno loro. E c'è un aspetto, se hai voglia di raccontare, a me farebbe piacere. Insomma. Sì, parliamo di un avvenimento, una cosa successa più o meno 15 anni fa. Ecco, da allora io ho approfondito abbastanza tutto il tema della guarigione. All'epoca sì, conoscevo, ma non avevo dei contatti, insomma, però. Lei decise di fare la tesi sulla cura delle malattie mentali in Africa e mi chiese di organizzarle la possibilità di andare a parlare con chi si occupava di questo là. Allora, tenete presente che ci sono i guaritori tradizionali che ad esempio in Senegal, in Mauritania, in Mali c'è un albo, come c'è l'albo del medici o degli avvocati. Quindi come da noi, se io sono medico c'è scritto, io ad esempio sono counselor, c'è l'albo, insomma c'è, non so ancora neanche come si chiama, c'ho il mio numero, insomma, c'è il numero e c'è scritto se io sono aggiornato, un po' di cose, ecco. E quindi anche i guaritori, se io vado, prendo questo qui perché ho un problema all'intestino e vado a vedere chi è, cioè qual è la specializzazione.
Cioè, uno è guaritore, ma poi cosa sai guarire? In cosa sei specializzato? Allora lì c'è, allora vado, devo andare da quello lì, perché vado da quell'altro, mi manda, dice no, io no, ma devi andare da lui, insomma. Quindi c'è questa cosa qua. E poi c'è la medicina allopatica nostra, cioè ci sono gli ospedali, ci sono le infermiere, cioè convivono i due sistemi, insomma. Nel corso degli anni ho imparato ad avere un rispetto grandissimo della medicina tradizionale, perché fanno cose che noi non sappiamo fare, ma posso garantirvi che funzionano, ed è bellissimo il modo in cui si diventa guaritori. Anche questo sarebbe un capitolo a parte. Quindi anche la cura delle malattie mentali, il concetto di malattia, il concetto di salute è una realtà a cui cominciamo oggi noi a parare lì, ma non si separa mai quello che è il corpo da quello che è la mente, da quello che è l'anima, insomma, no? Quindi la cura può essere una cura mistica, diremmo noi, oppure può essere invece una cura, un decotto, fatti sto decotto e prendilo tre volte al giorno, cioè il naturopata, insomma. Questa studentessa voleva fare quella tesi lì, quindi le organizzai apposta e andò in questo, grazie a un altro collega di Dakar, eccetera, insomma, andò in questo luogo dove ci sono i guaritori che visitano e ti danno la cura. Allora, io non sapevo perché lei andava. E dissi, ma hai un corso di studi dove non c'entra niente l'antropologia, com'è che vuoi fare una tesi in antropologia? Questa era di Bari, era una ragazza di intelligenza micidiale, era bravissima, fenomeno. Però poi era anche una che gli piaceva anche fare le feste, prendere gli spritz, quindi alla fine non aveva una media eccezionale, no? Ma perché diceva, ma che me frega, cioè a me piace anche divertirmi, tanto sono promossa, eccetera, insomma. E disse no, ma è per una cosa, mi piacerebbe, vabbè, quindi io non volli sapere, organizzare. E lei andò e arrivò, c'erano questi vecchi lì all'ingresso, disse, ah, te sei quella italiana che è venuta, che voleva conoscere noi, e fino lì era un Bagnic che da Dakar gli aveva detto verrà una dall'Italia, amica di uno, fino lì va bene. E poi gli disse sì sì, vieni pure, noi sappiamo come mai sei qua. Allora disse, ah, sapete perché sono qua? Sì, allora tu hai un fratello che da alcuni anni è malato, ha una malattia, quella che voi chiamate mentale, loro non la chiamano mentale, però quella che voi chiamate mentale. In Italia avete provato una serie di cure ma non funzionano, quindi tu stai venendo qua perché vuoi chiederci se noi possiamo fare qualcosa per tuo fratello. Ed era quella la ragione per cui era andata era quella. Ora, oggi io non mi stupisco più di queste cose, allora mi stupivo ancora, insomma, perché le ho viste cadere tante volte, queste cose che per noi sono magiche, ognuno ci dà il nome che vuole, insomma. Però in effetti ho visto, ma anch'io quando ho incominciato ad andare, ho fatto varie volte, dei guaritori mi dicono cose che puoi rimanere stupito, adesso non mi stupisco più, però vedo che loro hanno una competenza sulla persona che non è quella che ha il nostro, ad esempio, medico, è tutta un'altra cosa. Noi curiamo il corpo, no? Loro curano il complesso di quello che noi siamo e vedono, anche qua è difficile da spiegare, un concetto per noi sì, non è... Claudio, il tempo, visto che noi siamo parlati del tempo ma non è vero, è un po' tiranno. Io volevo lasciare alcuni tuoi riferimenti, so che però il profilo Facebook penso che sia... Sì, io sono stato hackerato, non sono più su Facebook. Ok, però so che tu hai un sito che è teranga.it, dico bene, sì, sì, dove anche racconti tutte le attività che fai sugli Appennini, perché tu comunque continui a fare attività anche di camminate narrative, incontri, e non è a 2 ore di strada, siamo un'oretta, cioè ho messo... Un'oretta, quindi insomma. Sicuramente tramite il sito di Teranga, dopo Claudio lascia qualche bigliettino, potete essere in contatto con lui, vedere un po' le attività che fa. Noi cercheremo di portarlo giù qua un po' più spesso. Adesso domani ci sarà Mario Ferraguti, un ragazzo con cui abbiamo parlato spesso di guaritori tradizionali e guaritrici. Con Claudio magari l'anno prossimo faremo un gioco a due, sarebbe sicuramente molto bello. Sì. Domani partirà il concetto delle case abbandonate, i luoghi abbandonati e il focolare. Cioè, chi abita adesso le case abbandonate, quindi spiriti, spiritelli, il concetto del fuoco, poi ci sarà anche Noemi che avevi conosciuto un'altra volta, penso. Se avete qualche domanda, qualche curiosità, Claudio rimane qua sicuramente un pochettino con noi a fare due chiacchiere. Fino a mezzanotte ci sono. Perfetto, quindi è una delle persone più disponibili che io conosca. Più o meno. Chiudo l'evento ufficialmente qua, vi ringrazio.
ringrazio molto Claudio, vi chiedo un piccolo applauso perché è un gesto che comunque per me insomma, è un fare comunità. Grazie Claudio. Qui ci sono i bigliettini, c'è il sito, c'è il telefono, se volete, sì, noi facciamo attività sulle colline, esatto. Ce ne sono varie, legate comunque a questo un pochino a riappropriarsi del tempo, della parola, che sono i mezzi che ci permettono poi di conoscerci, perché oggi forse non ci conosciamo non più ci tanto, conosciamo no? Più, è vero. Quindi la bellezza del conoscere le altre persone facendo delle cose insieme, che sono poi quelle più antiche, no? Niente anche di nuovo. Stare insieme a chiacchierare, anche è una cosa antichissima. Quindi questo ve lo lascio, se avete bisogno, se avete delle domande adesso volentierissimo, se no qui prendete e poi dopo fate così. Grazie mille Claudio, grazie ancora a tutti, grazie.